riflessioni e baci tra i due Babbi Natale gay. La notizia ha assunto concretezza. I due protagonisti del Trono Gay del 2016, Claudio Sona e Mario Serpa, sono tornati insieme. Da qualche tempo alcune voci ritenevano che la coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, dopo un periodo di allontanamento avesse ripreso a frequentarsi. Ora finalmente i due innamorati hanno pubblicato un video su Instagram in cui si baciano. Di grande effetto la frase che Mario Serpa ha scritto sotto il video, "A Natale poi", seguita subito dopo da un pensiero di Claudio Sona, "Chi lo avrebbe mai immaginato un Natale così?". L'estate sembrava li avesse irrimediabilmente separati a causa di una dichiarazione di un ex fidanzato di Claudio secondo cui il tronista gay avesse partecipato alla trasmissione sebbene fosse ancora fidanzato con lui. Mario e Claudio avevano annunciato sui social la loro separazione che aveva causato qualche dubbio sulla buona fede del tronista e molto dispiacere tra i fan, perché la coppia formatasi a Uomini e Donne era amatissima e molto seguita sui social. Accade spesso che i partecipanti di Uomini e Donne si improvvisino scrittori, Giorgio Manetti, Sossio Aruta eccetera, e anche Claudio Sona ha scritto un libro e durante la presentazione Mario era presente. Ciò aveva fatto supporre che tra i due fosse tornata la pace, ma soltanto ora ne abbiamo la conferma con il video dei Babbo Natale che non lascia spazio ad alcun dubbio. Il pubblico ha amato da subito il tronista Claudio Sona. Maria De Filippi con la presenza del ragazzo aveva infranto un tabù ancora presente nel nostro paese, l'amore tra persone dello stesso sesso. La dolcezza di Claudio e l'emozione che dimostrava lo ha reso simpatico al pubblico. L'amore tra lui e Mario Serpa era talmente tangibile che tutti ci aspettavamo che durasse per sempre. Poi, come spesso accade, che è stata la rottura, ma Natale ha portato il regalo più bello alla coppia gay che è uscita allo scoperto più innamorata che mai. Mario Serpa nel frattempo è stato promosso da Maria De Filippi al ruolo di opinionista accanto a Tina Cipollari e a Gianni Sperti, entrando nelle grazie della conduttrice dopo la delusione causata dal bel Claudio. Ora che le cose sembrano tornate al loro posto, Que e Mary perdonerà Claudio Sona di non essere stato sincero e lo riammetterà in trasmissione con un ruolo simile a quello di Mario? Per ora, essendo da poco tornata l'armonia tra i due ragazzi, non possiamo fare congetture. Ciò che auguriamo loro è che possano vivere la loro storia d'amore nella sincerità e senza vergogna.